Consigliere Conte, consigliere Fiasco, le prime impressioni dopo la nascita del governo Scili-Gori affrascati, come è stato definito dal capogruppo del PDL Carboni. Noi avevamo già anticipato al sindaco che non avremmo gradito una posizione tale, ovvero sia che la maggioranza venisse puntellata da un consigliere di minoranza. Purtroppo questo è accaduto, quindi questa è una maggioranza assolutamente composita su cui noi non concordiamo assolutamente e che ancora una volta porta in auge qui a Frascati la politica del trasformismo. Allora? Questa mattina mi sarei aspettato un gesto di rispetto nei confronti della città di Frascati da parte del sindaco Di Tommaso e auspicavo che prima di salire in aula consigliare si sarebbe fermato all'ufficio protocollo a rassegnare le proprie dimissioni. Riguardo adesso il sostegno del consigliere Gori alla maggioranza è la dimostrazione che il consigliere Gori ha tradito gli elettori del centrodestra di Frascati. Non dimentichiamoci che nell'anno 2009 venne eletto con il Popolo della Libertà, tra l'altro il primo anno è stato anche capogruppo del Popolo della Libertà e ad oggi Gori fa parte a tutti gli effetti con la sua lista Io amo Frascati della maggioranza. Ma questo qui può essere considerata la fase terminale degli accordi di Pilozzo? Questo non lo possiamo dire. Certamente il consigliere Gori per la seconda volta negli ultimi anni viene in soccorso della maggioranza. Il problema secondo me sarebbe da porre non tanto al consigliere Gori quanto al sindaco che per continuare a governare si deve rivolgere ad un membro dell'opposizione e questo non è corretto da parte del sindaco, non è democratico soprattutto. Ma adesso che cosa dirà l'assessore Lollobrigida che fu il mentore di Mario Gori? Caro Angelo, io sono un consigliere del Popolo della Libertà e mi atterrò quindi al ruolo di consigliere comunale. Preferisco non interferire sulle vicende del partito. Sicuramente l'onorevole Lollobrigida, quanto presidente della federazione provinciale, dovrà ricredersi di ciò che fece nell'anno 2010. Sì, però come io ho detto nell'intervista al presidente Berlusconi, gli uomini chi li ha scelti? La federazione provinciale. Amen.